Hi people of YouTube, welcome back to an episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Piccola parentesi, voi preferite il titolo Partners in Time o Fratelli nel Tempo? Perché effettivamente il gioco in tutte le lingue, a parte se non sbaglio il tedesco, è Partners in Time. Però poi quando entri nella parte iniziale del gioco, in italiano per esempio, è Fratelli nel Tempo. C'è un po' di confusione su quel nome. Comunque, ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'invenzione del professore che ha aperto dei varchi spazio-temporali. Come si aspettavo? Una breccia temporale! Già, questo buco è una porta del sul passato. Non c'è dubbio, l'ha creata una macchina del tempo. Wow, è incredibile. Yahoo! Attento, se ho ragione, quella breccia temporale porterà indietro nel tempo. Si porta nel regno dei funghi del passato, ma non sappiamo dove di preciso. L'altra cosa che non sappiamo ancora è se funziona anche al contrario. Tutto. Usare questa breccia temporale per salvare Peach? Potrebbe essere un'idea. Esatto. Scommetto il camice che è la cosa migliore per salvarla. Signor Mario! Cado! Aiuto! Sì, signor Mario, la principessa, dov'è la principessa Peach? E cos'erano quelle luci e questo buco? Voglio essere le risposte! Come ho detto, guardate le stelle come sono tridimensionali, fighissime, e tutto il resto è pixelato. Tan 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 tan. Villaggio Oligioli, il regno dei funghi del passato. Pam 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 parabaram. Ah! Aia! Luigi, scusami. Tutto a posto. Ciao, sono Valigiotto. Professore, piano, non c'era mica bisogno di spingere. Oh, tu devi essere Mario. Dov'è Luigi? Secondo il professore qui dovrebbe esserci anche un certo Luigi, ma non lo... È sotto di te. Che cacchio! Ah, tu sei Luigi, io... scusami. Turbato, rido! Piacere di conoscervi, mi chiamo Valigiotto. Mi ha inventato il professore Strambic, ma sono una valigia. Il professore mi ha inviato da voi per farvi l'assistente. Sì, assistente è la parola giusta. Sono molto più di una valigia da riempire di roba. Sono dotati tanti sensori, di un'enorme memoria dati Non lo so, non mi ricordo. Beh, basti dire che sono un prodotto all'avanguardia. Vi sarò di grande aiuto. Va bene. Dunque, partiamo dai fondamentali. Perché non mi aprite? E lo è per lo squartarlo con un coltello. Basta premere start. Che bello l'inventario. Vi prego di notare che potete trasportare un sacco di aggeggi e gingilli. Anche i vostri equipaggiamenti, esatto. E se volete controllare il vostro stato di forma, vi basta dare un'occhiata qui. Ora, se volete seguirmi sullo schermo superiore, che per me è di qua, ma per voi è sopra. Questo è il tempo passato all'inizio della vostra avventura, pieno di pericoli e di quant'altro. Questo è invece il numero di monete in vostro possesso. E per finire, queste sono le vostre statistiche, sempre aggiornate. Ping ping ping. Bene, con questo si conclude la mia autopresentazione. Sono impaziente di lavorare con voi. Premete B per iniziare la minimizzazione e mettermi via. Cic cic. Ecco fatto. Avanti, tutto gas. Oh cacchio. No, non scomparire, per favore. Ho provato, dormito, rubato te. È scomparso. E ora piange. La voce di Luigi è sempre incredibile. C'è qualcosa di nascosto qua? Non ci avevo mai fatto caso a questo spazietto vuoto. Come potete vedere, i disegni sono... Allora, forse è la prima volta che ci faccio veramente caso, perché è la prima volta che vedo lo schermo così in grande. Ma è tutto molto pastellato, ma... fatto bene, a differenza di quello che sono i capitoli per DS, che a me non piacciono.
quelli del 3DS non mi piacciono. Questi qua hanno ancora lo stile di quello originale, quindi Superstar Saga, e mi piacciono un sacco. Se non sono inopportuno, vorrei spiegarvi un paio di fondamentali. Come è noto, l'azione base di tutti gli esseri dotati di gambe è salt. Mi seguite? Se saltate col giusto tempismo, dovreste riuscire a salire lassù. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto, Valigiotto? Allora Mario, salta con la A. Luigi, salta con la B. Grazie, dell'ovvio. Il segreto è usare il pad per muoversi e poi premere in ordine A e B. Suggerisco di provarci. Come se fosse difficile. Facevo già queste azioni prima ancora che a te ti programmassero, Valigiotto. Sei al tuo posto, maledetto. Ecco fatto. Che in realtà non ho detto una bugia, perché è vero. Io ho giocato a Superstar Saga prima ancora che programmassero questo titolo. Vedete quei buchi? Sì, li vediamo. Wow, sono enormi. A volte è possibile superare i buchi voragini muovendosi con il pad. Sì, vi basta mettervi a correre e saltare insieme premendo A e B contemporaneamente. Suggerisco di provare subito questa tecnica. Forza, saltate! Valigiotto, come se quello che ho fatto fino ad ora non fosse quello che mi hai appena detto. Pim pim pim. Ah, questa zona è piena zeppa di blocchi rossi e verdi. Secondo il mio database, sì, gli oggetti rossi rispondono se colpiti da Mario, quelli verdi da Luigi. Suggerisco di saltare e colpire tutti i blocchi uno per uno. Davvero? Chi l'avrebbe mai detto, Valigiotto? Se solo, ecco. Vai Luigi, vai Mario e vai Luigi di nuovo. Tum 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 tum. Che poi, chi le ha programmate ste cose nel passato? Scusami, sapevano già che saremmo arrivati un giorno? Pare che si sia aperto un passaggio, possiamo proseguire. Suggerisco di procedere senza dimenticare che per saltare vi basta premere A e B. Grazie Valigiotto, non so cosa avrei fatto senza il tuo consiglio incredibile. Pam 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 parabam parapapam. Che succede? Cos'è questo rumore? Aia! Il villaggio. Oh no, è un assalto di quei cosi viola. Da quegli sguardi sinistri. Dobbiamo fermarli. Colpiscono la città. Ehi Todd, stai bene? Il villaggio. Il villaggio. Ma le durante i funghi viola. Luigi! Luigi, andiamo! Sono rimasto da solo! Mario! Ehi, guarda, uno è sopravvissuto! Oh no, aiuto! E un Todd fu rapito. Andiamo, Luigi! Dobbiamo fermarli! Andiamo, Mario! Mario! Dai, dimmi che se salto in testa ai nemici li posso colpire. So che avete fretta, ma chissà quali pericoli ci attendono. Sarebbe prudente imparare a lottare prima di procedere. Ma tu pensa, questi capitano proprio a fagiolo. Mario, salta su quel mostro a forma di fungo. Sicco, occhi tocchi. Oh, ma guarda. Ben fatto, Mario. Dai inizio alla lotta saltando sul nemico. Lo danneggerai e partirai così in vantaggio. Ti raccomando caldamente di mettere in pratica questo dritto. Allora, come vi ho detto, io Superstar Saga lo conoscevo, non ti dico alla perfezione, ma a fondo, bellamente a fondo. I capitoli successivi, quindi questo, Viaggio al centro di Bowser e quelli del 3DS quando verranno, li conosco, diciamo, per una giocata, ma non approfonditissima come Superstar Saga. Quindi non sono mai arrivato a un punto tale in cui io shottassi i nemici. Vogliamo provarci ad arrivare questa volta? Vediamo se ce la facciamo. Luigi, anche tu puoi attaccare come il tuo fratello Mario. L'unica differenza è che tu devi usare V per eseguire i comandi azione. Ricordati, per saltare su quei cattivoni devi premere il tasto B. Ok. Vai Luigi, uccidilo. Solo 2 di danno? Un po' poco, eh. Analisi degli attacchi nemici completata. Vi espongo i risultati? No, grazie. Bene. C'è un'altra cosa che vorrei illustrarvi. Quando schivate gli attacchi, tenete conto che il modo di saltare di Mario è un po' più diverso da quello di Luigi. Cercate di saltare nel momento giusto. Avanti, tutto gas! Ecco, questa era una cosa che non mi ricordavo. Mi stai dicendo che Mario salta in modo differente da Luigi? Effettivamente,
ho appena fatto il salto e una cosa che non mi ricordavo, Mario è caduto molto prima di Luigi. Questo è un dettaglio comunque carino che devi tenere sempre conto. E Luigi sale di livello? Ovviamente no. E allora andiamo e distruggiamo tutti i nemici presenti in questa zona. Nulla che ovviamente sia troppo difficile, però almeno iniziamo a portarci avanti. Ecco fatto, bravo Gigi e bravo Mario. Param pam param pam pam pam. Luigi sale di livello, perfetto. Allora, Luigi, velocità. Anche se... sì, meglio... allora, tanti 1 e un 3. Yes, cacchio, sì, ce l'abbiamo fatta. Bravo Luigi. Però c'è da dire che qua vanno molto più lenti rispetto a Superstar Saga. Partiamo anche da questo presupposto. In Superstar Saga i numeri andavano molto più veloci. Ok. Ecco, fatto. Perfetto. Adesso Mario e Luigi fanno più o meno gli stessi danni, il che... beh, è un bonus già inizio partita. Non possiamo lamentarci. Let's go, occhi tocchi. Bravo Gigi. Ecco fatto. Ecco qui. Ecco fatto. Parampam parampam param. Sapete qual è? Un fungo, ottimo. Un gioco in cui la differenza nel salto di Mario, Luigi e degli altri personaggi è molto più accentuato? Super Mario 64 per il DS. In quel gioco si nota effettivamente la differenza dei salti sia di Mario che di Luigi, ma anche di Wario e di Yoshi. Non ci credo neanche. Eh? Aia, mi è caduta in testa. Luigi, sei operativo, hai bisogno di assistenza? Pare che tu abbia subito un danno. Come siete fortunati, posso spiegarvi come usare gli strumenti? Ah. Sì, per favore, fallo. Luigi, so che non stai bene, ma cerca di concentrarti. Premi start. Guardalo lì, distrutto dalla vita. Questa è la situazione ideale per la lezione sugli strumenti. Un momento. Dove vai? Che coincidenza, qui due funghi che mi ha dato il professore. Possiamo usarli per la nostra lezione. Spostali in Grandius qui e premi A. Ma era già lì, scusami. Questi sono gli strumenti attualmente in tuo possesso, mi segui? Non devi fare altro che scegliere i funghi e premere la A. Ok, basta che me lo fai fare. Sì, ora puoi usare il pad per decidere a chi dare il fungo, sarà divertente. Mi raccomando, scegli il nostro amico Luigi e premi il tasto A. Fatto. Sì, fantastiglioso. Come mettere il caso sui maccheroni. Ha spostato la figura di Luigi. Bene, allora torniamo allo schermo inferiore. Potresti premere il tasto B se non ti è di troppo disturbo? Fatto. Beh, allora visto che non ti è di troppo disturbo, premi di nuovo il tasto B. Ed eccoci tornati al punto di partenza, ma espertizzati, ok? Siamo pronti per partire. Sai, premendo B puoi tornare indietro un passo alla volta, ma puoi anche chiudermi direttamente premendo il tasto Start. Mi segui? Premi B o Start? Ottimo. Sta molto meglio. Avanti, è tutto gas. Andiamo. Ecco altri nemici. Let's go. Occhi tocchi. Perfetto. Ecco qua. È stato veramente un bene che abbiamo preso già il bonus di velocità per Luigi. Però dobbiamo puntare nuovamente sui baffi, come abbiamo fatto per Superstar Saga, per fare un bel po' di danno bonus e per abbassare anche un po' i prezzi, che per carità sono sempre abbordabili, nel senso, anche se tu non... ho sbagliato comunque. Se non punti sui baffi, alla fine te la cavi lo stesso, per carità. Però sono comunque un bonus che non ha senso sottovalutare. Sono comunque un bonus ai soldi, sono un bonus agli oggetti che prendi, sono un bonus ai soldi che devi pagare e soprattutto sono un bonus per i danni fortunati. Io li terrei sempre da conto. Certo, non è la statistica principale su cui puntare tutto, perché già ve l'ho spiegato nel capitolo precedente, bisogna sempre differenziare un po'
i livelli, perché se no finisce sempre che aumenti sempre la stessa roba e soprattutto aumenti di pochissimo. Ho visto un 4. Ah, cazzo. Va bene, dai, all'inizio non ci si può neanche aspettare mai troppo. Va bene, non mi posso lamentare. Anche se quel 4 che è apparso un po' schifo non mi faceva. L'avrei voluto volentieri. Ecco fatto. Param pam param pam param. Bravo Mario. Al prossimo giro non so se aumentare i baffi di Luigi, ma direi che un giro di baffi glielo farei fare anche a lui. Ecco fatto. E bravo Gigi. Param pam param pam param. E perfetto, anche Gigi sale di livello. Beh, Gigi comunque se la cava con un 30 di baffi, che sicuramente schifo non gli fa, però già se la cava molto meglio di Mario in questo momento. Ok, Luigi quindi è da tenere conto secondariamente i baffi. Li teniamo sempre sott'occhio, ma non sono il momento principale, la cosa che dobbiamo aumentargli. Pipiu! Aiuto! Aia! Che male! Mi stanno rapendo, aiuto! Aiutatemi! Ma che cavolo? Sono scomparsi! Occhi tocchi! Allora, entriamo in tutte le case. Deprediamo il depredabile. 3 funghi. E una moneta. È un triste, triste Natale nel villaggio dei Todd. Oh, poverelli. Allora, questa ovviamente è vuota. Questa invece, un altro blocco con una moneta. 10 monete. Erano ricchi allora. Guarda quanti soldi. Vabbè che tanto, in questo momento se ne fanno veramente poco. Di qualsiasi moneta gli sia rimasta, sti poveri cristi, eh. Qua non c'è nulla, sì. Tornerà qui più avanti. Casa del sindaco di Olligioli. Vediamo qua invece che cosa c'è. Oh, un blocco di salvataggio che direi di sfruttare subito. Vediamo anche da questa parte se c'è qualcosa da prendere. Un blocco per Luigi con 10 monete, ok, non male. E qua credo che non ci sia nulla, perché questa è la zona dove apparirà il portale per tornare indietro. Va bene, andiamo a vedere a casa del sindaco se c'è qualcosa. Allora, prima di aiutare questa voce, c'è qualcosa che posso prendere? Ovviamente no. C'è nessuno, ehi! Dove sono quegli orribili shrub? Se sono andati? Io sono il sindaco del villaggio, molto piacere. Cercavo di nascondermi da quei cosi e sono rimasto incastrato. Ci deve essere un modo per liberarmi. Dite a parte. Aiuto! Che male al culo! Oh, finalmente libero. Oh cacchio, era meglio stare nel camino. Qualcuno mi salvi, per favore. Aiuto! Aiuto! Poverino. Andiamo, Luigi! Quel vecchio ha bisogno d'aiuto! Che cacchio succede? L'abbiamo rapito! E vai, e vai, e vai! Questi che cacchio sono? Io che ne so! Li picchiamo? Picchiamoli! Ammazziamoli! Chissà se c'è un traduttore per la... un altro DS per la lingua degli shrub. In teoria no, cioè nel senso, anzi non è vero, se non ricordo male qualcuno aveva fatto un progetto per tradurre tutte le lettere, però forse non c'era in italiano. Ve lo dico per amor di causa, questa battaglia non ha un fine, nel senso, noi potremmo anche ucciderli tutti, che in ogni caso il risultato non cambierebbe, nel senso, anche con i trucchi, se tu riuscissi a sconfiggerli tutti e tre, il risultato finale non cambia. Succederà quello che deve succedere. Ecco fatto. Oh no, il timer è arrivato a zero. E ora? Scappa Luigi! No! Disdetta, sono morti.
C'è da dire che comunque particellari sono fatti incredibilmente. Il gioco che ha pixel purtroppo non può migliorare più di così. Nel frattempo il tartaplano vola alto nei cieli del villaggio Holy Jolly. Il tartaplano comunque è molto simile a quello che diventerà il tartaplano vero in Superstar Saga. Piu piu. Mamma mia. Emergenza, emergenza. Signorino Mario, principessa. Oh, principessa, non abbia paura, c'è maestro Todd che la cura. Ecco, cerchiamo un posto sicuro. Ma se lasciamo sti due bambini da soli a piangere. Parla il grande principessa Bowser, in ginocchio. Ok, ora alzatevi, adunata al ponte di comando. Andiamo, Luigino. Luigino, per favore, dai, muoviamoci. C'è un punto di salvataggio? Ehi, voi due. Sono scorbuticità, vi attende. Muovetevi al ponte di comando. Ma chissà se due poppanti come voi se la cavano da soli. Tu, Rosso, fammi vedere un salto di prova. Sì, dovrebbe andare. E tu, piccoletto verde? Bene, andate pure. Ricordatevi che per eseguire le azioni dovete premere X e Y, chiaro? Per superare i grandi dislivelli, voi due dovrete allenarvi molto sui salti. Premete il pad per correre, X e Y per una rapida successione per avanzare saltando. Appena imparate questa tecnica, correte al ponte di comando, veloci! Corri, Luigino! Dobbiamo muoverci! Allora, c'è da dire che comunque non è nulla di complesso, nel senso, usare quattro tasti invece che due non è nulla di che. Il problema è che mi sembra che ci sia un leggero ritardo, comunque il gioco sia più lento coi bimbi. Dunque, queste casse usando il pad per premere velocità e poi premi X e Y. Vabbè, non mi hai detto nulla di nuovo, grazie. Vediamo, c'è qualcosa qui? No. Allora, andiamo di qua. No, ho sbagliato. Il tremolio della nave mi ha distratto. Un fungo spora, ottimo. Allora, non mi ricordo una cosa. Che però, non abbiamo la valigia qua. Credo che la mia risposta sia effettivamente quello che penso, ma in questo titolo, se non ricordo male, non ci sono le noccioline, ma il fungo spora prende appunto il posto di quello che facevano le noccioline. È scomodissimo usare X e Y per saltare così. Oh, perfetto, un punto di salvataggio. Salviamo e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.